City Report. Dimmi Hermes, cosa hai visto di importante di nuovo qua sotto? Beh, ho visto, diciamo, 2-3 pernotti nuovi che prima non c'erano e abbiamo visto che pian piano si sta ripopolando qua sotto, nonostante le transenne. Ma di questa scarpa cosa diciamo? Di lei Reggiseno, di quale scarpa? No, qua vengono proprio a spogliarsi completamente, a fare striptease, non lo so perché è una roba... è veramente anomala. Esatto. Garibaldi riserva sempre grandi situazioni. Cari amici, giustamente abbiamo trovato un reggiseno alle scarpe, non capivamo che cos'era, ma poi piano piano abbiamo visto che sui muri verso la stazione c'è questa bella scritta: cerco grossi per la mia compagna, 40 anni no soldi, anche negri, quindi, negri non si dice, e tutto il resto lasciamo perdere. Abbiamo scoperto l'incredibile mondo del sesso della stazione di Porta Garibaldi. Andiamo avanti. Oggi a spasso per Porta Garibaldi. Siamo venuti a vedere i vari miglioramenti e i peggioramenti. Va bene, dai. Stazione Garibaldi. E vi chiederete come mai siete venuti qua? Siamo venuti qui per vedere cosa succedeva, perché ci hanno segnalato che i binari sono una zozzeria unica. Beh, devo dire che non avevano del tutto torto, eh? Ma secondo te come mai è così sporco, Hermes? Guarda, io tutta la roba che devo buttare e fa finire qua sotto, immagino, qualcosa del treno. Dalla schifezza. Esatto. Andiamo avanti. Oh, comunque Hermes, dopo aver trovato la scarpa, il reggiseno, abbiamo trovato anche il guanto e la scritta, quindi siamo sempre più sicuri. Garibaldi Airport. Cari amici, Garibaldi stazione, torniamo dopo un po' di tempo. Avranno messo a posto il muro della vergogna, la cancellata della vergogna? Allora, qua sono rimasti ancora tutti quanti i mattoni, i mattoncini come il Lego, i pezzi di granito spaccato. Ma vi ricordo che questa stazione è frequentatissima. Quindi andiamo a vedere tutto il restante del percorso sul marciapiede, dato che questa è la città delle biciclette. Vediamo. A dire la verità mi sembra un po' storta, Ma il peggio lo possiamo trovare ancora più avanti. Guarda qua. Comunque queste giornate a Milano c'è di tutto, dal G7, l'artigianato, colonne di traffico incredibile, ma è la città viva questa. Guarda qua quanto è viva. Guarda, se qualcuno ci passa fa otto e si fa un ruzzolone, guarda, riprendi qui, guarda dove va a finire. Direttamente in stazione. Eh beh, siamo in stazione. Sì. Ma pensi che sia finita lì? A parte tutto il verde, questo è il verde green di Milano, eh? Non ci dimentichiamo il verde green di Milano. Devo riprendere pure così, dimentichiamo tutto. Allora, andiamo, guarda, green, pattumiera, immondizia. E la domanda è, ma qui come hanno fatto a spaccare certi punti? Può essere che sia andata fuori qualche macchina, ma qua cos'era, la macchina di Grande Puffo? No, qua martellate hanno fatto, secondo me, perché non è normale. Vabbè, e qui troviamo, questa è una delle piante più alte della nuova politica del verde. Vabbè, di Beppe, guarda Sana, qua, eh. Sì, sì. Riprendila questa. Direttamente dal cemento esce fuori questa, sì, sì, ho visto. Perché dal diamante non esce niente. Certo. Dalla... Ok, questi qua sono ancora i pezzi di mattonella del muro in fondo, sì. Sì, ma è un'opera d'arte perché adesso sai che c'è il salone del mobile. Ah certo, sì, sì. qui ci hanno messo il cartello. Bellissimo, ok. Ma poi questi pezzi qui si può giocare a Jenga? Li metti uno sopra l'altro? No, questi... e li tengono su col fil di ferro, se hai visto. Sì, sì. Direi che non siamo messi molto bene. No, ok. Qua, ok.
Ok. Però c'è anche, guarda, qua addirittura è uscito fuori binario. Sì, ho visto, no, sta in piedi per grazia divina questo coso qua. Ecco, la visione più bella poi è vederla così, guardate, è spettacolosa così, eh. Ed ecco le famose transenne del nucleo di intervento rapido. È talmente rapido sto nucleo qui che, se non sbaglio, forse superiamo i 2 anni da quando c'è tutta sta porcheria così, guardate. Bellissimo. Va bene. E c'è il retro, che anche quello è spettacoloso pure lui. Una bandiera della Palestina e la famosa scalinata. E cari amici, dalla stazione di Garibaldi, dal suo sottopasso, Hermes e Tullio, dammi un resoconto che i nostri amici che ci guardano vogliono sapere cosa ne pensi. Cosa ne penso? Che è una situazione che purtroppo non è per nulla cambiata, a parte qualche transenna messa proprio alla buona per cercare di tamponare qualcosa, ma veramente poco. Purtroppo qua c'è ancora moltissimo lavoro da fare. E dei pernotti invece? I pernotti, vabbè, ce n'è qualcuno in meno, ma sono sempre molto presenti qua in zona, come vedrete dalle immagini. No, ti anticipo le domande che poi ci fanno. È certo. Tutta l'immondizia in giro? È quella, c'era prima e c'è ancora adesso, quindi non è cambiato nulla da quel punto di vista. Sto facendo un'intervista perché siccome non gliele faccio. Ti faccio l'ultima domanda, dopo sì. Chiudiamo la puntata. Quindi questo è il quartiere del divertimento, dovrebbe essere un quartiere vetrina, grattacieli, eccetera. A oggi che cos'è? Questo qua è un campo per notti, per persone che non sanno dove andare a dormire, una discarica a cielo aperto perché di immondizia ce n'è veramente tanta in ogni angolo. E poi c'è un separé, come se ci fosse un muro che non è questo qua che vedete alle nostre spalle. Certo. Ma è questa strada, questa, vedete? Questa qua. Perché qui ci sta la gente povera. Di là ci stanno tutti gli altri, gaiaulenti, eccetera. Va bene, per oggi chiudiamo così, un City Report Flash, alla prossima, stateci bene. Avanti! City Report!